prepareremo una chiffon cake. Vediamo cosa occorre per la preparazione della chiffon cake. 300 g di zucchero, 300 g di farina, un pizzico di sale fino, una bustina di cremore tartaro, una fiala di aromi d'arancia, una bustina di panna degli angeli, 130 g di olio di semi, 180 di acqua tiepida e sei uova. Preparazione della chiffon cake, useremo il Bimby TM5. Inseriamo la farfalla. Inseriamo gli albumi dopo averli separati dai tuorli. Un pizzico di sale. E la bustina di cremore tartaro. E programmiamo il nostro Bimby per 2 minuti ad una temperatura di 37 gradi e ad una velocità 4. Montato gli albumi, togliamo la farfalla e mettiamo da parte in un'altra ciotola. Ci mettiamo l'acqua e l'olio. Programmiamo il Bimby per 5 secondi a velocità 6. Aggiungiamo lo zucchero. La farina, e la fiala di aroma all'arancia. 10 secondi, velocità turbo. A velocità 4 uniamo i tuorli un po' alla volta. Fino a quando non saranno ben incorporati. Aggiungiamo gli albumi montati a neve. E programmiamo dopo aver aggiunto anche la bustina di lievito angeli programmiamo il Bimby per 5 secondi a velocità 6. Imburrare lo stampo, quindi versiamo il composto direttamente e andiamo ad infornare a 180 gradi per 40-45 minuti circa.
la glassa reale, o detta anche ghiaccia, occorrono 150-200 g di zucchero a velo, che prepareremo con il PM5, visto che in questo momento non ce l'ho in casa. Un albume, delle 4-5 gocce di limone, e poi, siccome la faremo colorata, leggermente rosa, utilizzeremo del colorante per alimenti, lo zucchero a velo. Impostiamo il nostro bimbi ad una velocità turbo per 2 secondi. Stacchiamo lo zucchero dalle pareti del boccale e aggiungiamo un albume e 4-5 gocce di limone e poche gocce di colorante. Impostiamo il bimbi per 40 secondi ad una velocità 6-7. E voilà! La glassa colorata è pronta. Possiamo utilizzarla per decorare torte e biscotti e anche la chiffon cake. Dopo averla fatta raffreddare, la chiffon la capovolgiamo, si dovrebbe staccare facilmente da fredda. La chiffon con la glassa colorata. Agiamo per distribuire bene la glassa. La decoriamo con i corallini di zucchero. Ed ecco fatto. La chiffon cake